conservatore sotto il commercio, che qui viene soprattutto valorizzato l'aspetto commerciale. Allora, noi come cittadini di questo quartiere riteniamo che questa sovrapposizione dell'aspetto commerciale a quello storico e a quello, come diciamo, paesaggistico non sia quello che meglio seduce a questo luogo. Tant'è vero che da qua non si vede, ma visto da vicino la carta, i bastioni sono una piccolissima parte, viene salvata vicino al giardino acquatico. Dopodiché l'architetto Rossi, che avevamo incontrato qualche settimana fa, ha detto ma forse probabilmente riusciremo a salvare la parte, una piccola parte dei bastioni vicino al mercato, però non sappiamo ancora come, se sarà possibile. La conca linea, che è stata scoperta nel 2005, è una importantissima scoperta che non si sapeva, che si trova sotto il ponte, questa non verrà valorizzata, verrà scoperta, e quindi tutto quello, a parte questo ponte del 400 di cui non si sapeva nulla, verrà in pratica nascosto. Mentre saranno valorizzati gli aspetti commerciali, perché ci sarà una caffetteria lunga, ci sarà questo mercato rionale, ci saranno dei chioschi, si legge tutto quello che è stato scritto presente sul viale Gabriele. Allora noi ci chiediamo se effettivamente questa sistemazione, questo progetto rispecchi quello dei cittadini, che quello che i cittadini hanno lottato per tanti anni cercando di evitare anche il parcheggio, perché noi per tanti anni abbiamo lottato con tutte le forze perché non venisse inserito sotto la galassia il famoso parcheggio dei 700 posti a rotazione. Detto questo, io volevo sapere anche se invece di costruire quell'edificio Infopoint, che serve un edificio in più, si potesse utilizzare uno dei caselli laziali per fare un Infopoint. Quindi che questo sia anche un risparmio, e bisogna cercare di utilizzare queste risorse che sono l'ultima. Il casino, come lei ha visto, non è esattamente lì, però in questo momento ci sono degli affittuari che sono non proprio felicissimi di lasciarlo, lo lasceranno credo al, credo, mi sembra l'anno prossimo. No. Quindi, no? Il garage ne parla, di Via Golfa? No, no, il Dazzi. Scusi, ho capito della Il casello della gara, il casello. Due casello, uno che è l'altro viene cercato perché c'è un contratto che era fino al 2030. Quest'altro. Quindi non c'è la possibilità. L'Infopoint è una struttura messa lì, ma stiamo parlando adesso, non è una temporanea che sta dentro il bando, che era una delle cose che si è messa a mano. Per quanto riguarda l'osservazione sul sfruttamento commerciale storico eccetera, le opinioni sono mille. Faccio solo notare che in realtà dal punto di vista dei metri quadri scendiamo, qui c'era una struttura di 1300 metri quadrati e viene sostituita sostanzialmente da una che non mi ricordo se è stata dagli 80 e i 100 metri, quindi scendiamo da 1200 a 100, se proprio dovessimo aumentare dal punto di vista dei metri quadrati. Dal punto di vista di mercato è lì dal 1900 e rotti, semplicemente viene demolito perché non è un edificio di valore storico a Ostio, e quindi si è rimesso là, viene mantenuta una, poi tra l'altro appunto il mantenimento del mercato è stata una delle richieste più forti che viene dalla cittadina del quartiere. Questo mercato è fondato da tutti, ma soprattutto dalla popolazione di questa parte dentro Santo Stoffo, cioè il di cinese. A questo proposito faccio
diciamo, tra le opere di mitigazione di cui si è parlato ce ne saranno alcune, magari poi Pier parlerà, la sezione Maran parlerà meglio, e per rendere il viale d'Annunzio, che attualmente è una parabolica di Monza, in modo di renderlo attraversabile e quindi impermeabile, perché qui la danza, il problema della danza, come tutti ricordano, è che aveva la vecchia danza, aveva due punti di ingresso e poi non c'era nessuna possibilità di entrare in corrisponde. Allora qui per esempio è prevista, sono previste una serie di gradonate, di gradoni e di scale che permettono di salire sul viale d'Annunzio, che sostanzialmente crea una sorta di riviera. È chiaro che la riviera con accanto alla pista di decollo della Malpensa funziona molto bene, quindi ci saranno delle opere che renderanno possibile l'attraversamento di via d'Annunzio senza rischiare troppo la pelle tutta le volte. Poi per quanto riguarda le piccole, allora la parte commerciale è tutta concentrata qua, perché il mercato e degli altri chioschi sono sostanzialmente quelli che ci sono. La piazza che si viene a creare è una piazza che evidentemente potrà essere utilizzata come eventi, no? Per renderla fruibile. I piccoli chioschi che potrebbero essere messi, non sono previsti, nel senso che non sono opere di muratura, ma sono eventualmente dei chioschi provvisori che girano lungo le rive, sono un'opportunità che uno penserà se fare o meno. Tendenzialmente di solito è bene che gli spazi siano attrezzati, perché no diventano dei luoghi magari soprattutto a sera di difficile attraversamento, mettiamo così, perché tenete conto che comunque sia c'è un dislivello rispetto alla città. Come voi sapete, tutte le opere che stanno sotto il livello cittadino facilmente provocano dei problemi di sicurezza, poi magari di sicurezza percepita, e quindi la presenza di altre attività commerciali saranno lungo, oltre a quelle che abbiamo visto, lungo lo specchio d'acqua, saranno valutate per tenere viva la scuola, quindi sarà una cosa che valuterà. Perché comunque non saranno opere. Da un punto di vista personale, lei dice, io vorrei non essere d'accordo, non so che chiosco lungo il latino, non capisco il senso. Posso dire un fatto di Sariglio dove l'assenza di chiocchi ha fatto mettere in opera qualche anno fa una banda nota di aggressori degli Joker, no? Per esempio, scusate. La gola che attacco perché non mi dati la politica, voglio dire, proprio. Parliamo di chiocchi e quindi ancora. Scusate, c'erano quattro interventi, do la parola a chi deve ancora fare.